Pentecoste numero uno, la più grande, la più potente, il più grande miracolo della storia è quello che ha fatto Dio Padre quando ha risuscitato Gesù Cristo dai morti. E l'ha fatto proprio con l'effusione dello Spirito Santo su di lui. Questo è il miracolo per eccellenza, dal quale derivano tutti gli altri miracoli, quelli fatti dopo in ordine di tempo, e in funzione del quale venivano fatti miracoli dagli antichi profeti, da Gesù stesso, prima che questo miracolo fosse avvenuto. È il miracolo questo, e questa è la cosa grandissima e potente. Quando facemmo l'incontro il mese scorso, il 25 di aprile, abbiamo guardato soprattutto la fede dell'uomo Gesù, la fede umana di Gesù Cristo nell'affrontare la croce. Qui abbiamo visto invece, la volta scorsa, ieri pomeriggio, l'intervento divino, la potenza divina in azione nella resurrezione di Gesù Cristo dai morti. E questo è molto importante perché l'intervento divino nei confronti di Gesù Cristo, che si era affidato al Padre con un atto di amore per il quale dava il 100% di quello che aveva con la sua natura umana, cioè la vita, il massimo, la risurrezione dei morti è stata la risposta di Dio Padre a Gesù Cristo. La risurrezione dei morti è quello che una persona che ha fede sperimenta quando, che è successo adesso, non si sente più? Quello che succede quando interviene Dio in base alla fede di una persona. Allora, per esempio, vedete questa cosa che è importante. Se uno, dovrebbe venire normalmente, una guarigione fisica avviene per un atto di misericordia di Dio, ma la persona è chiamata a un atto di fede nei confronti di Dio misericordioso. Se una persona non pone questa fede in Dio, che fa il Signore? Bisogna arrivare, e questo è il cammino della fede, a esercitare, a maturare una posizione di fede nei confronti di Dio. Gesù sulla croce non aveva altre scappatoie che non l'intervento di Dio per la sua salvezza. Anche quando chiese in preghiera al Padre di cambiare storia: Padre, ti prego, salva il mondo, ma in un altro modo, perché questo qua è troppo tremendo per me, non ce la faccio. Cambia sistema, salvami in un altro modo. Dio ha detto no, tu devi passare alla croce, figlio mio, guarda, io ti ho sempre esaudito, ma adesso sono io a chiederti che tu vada a morire in croce. Questo è il modo con cui si salverà tutta l'umanità, passata, presente e futura. È l'opera per eccellenza che possiamo fare tu ed io nei confronti dell'umanità. Gesù Cristo, sia fatta la tua volontà, punto e basta. Che significava morire in un atto di amore, Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno, morire affidandosi ciecamente al Padre in una marea di sofferenze, Padre nelle tue mani affido il mio spirito. La parte umana di Gesù finiva qui. E qui finisce la parte umana nostra in ogni atto di fede. Arriviamo in un punto dove non possiamo fare più nulla. Nei confronti di una malattia dove, secondo la parte umana, già è decretata la fine, possiamo fare più nulla? Nei confronti di una malattia incurabile, dobbiamo aspettare che tra 20 anni trovino una medicina che guarisce l'uno per mille di quei casi malati di quella malattia? Finito. Siamo azzerati. Se interviene Dio, li salviamo. Se non interviene, no. Ecco, Gesù, il kerigma, qual è l'annuncio? Gesù ha sperimentato la risposta del Padre al suo atto di fede. E nella morte in croce di Gesù Cristo abbiamo detto che non c'è soltanto la morte di una persona in mezzo a una marea di sofferenze del corpo. Quello c'era ed era a livello altissimo di sofferenze fisiche, fino alla morte appunto, ma la morte di Gesù Cristo è stata anche la morte della persona dal punto di vista morale, quando uno è abbandonato da tutti. Qualcuno di voi ha mai fatto l'esperienza di stare in ospedale 20 giorni e non ti viene a trovare nessuno, e non ti telefona nessuno?
Quella non è una morte morale? Toccare con mano che a nessuno gli frega niente di te. Che campo a fare se nessuno li... Cosa dice un bambino se i genitori non lo amano? Che mi hanno messo a mondo a fare se nessuno mi ama? Morte morale, morte del nostro io interiore, del nostro essere a livello affettivo, umano. Ma Gesù Cristo ha sperimentato ancora di più. Nella morte di croce Gesù Cristo ha sperimentato quello che mettiamo Hitler, assassino, pazzo, dentro di sé sperimentava nel suo rapporto con il Padre. Quale? L'abbandono di Dio, non sentire più l'amore di Dio per sé. E in Gesù Cristo, a differenza nostra, l'esperienza dell'amore di Dio era continua, proprio come il bambino nel grembo della mamma sente la mamma sua, vive di essa, respira attraverso la madre, ha contatto col mondo esterno attraverso la madre, si nutre con il sangue della madre. La madre è tutto per lui. La madre non è lui, ma è tutto per lui. Nella Trinità Gesù è nel seno del Padre. Non sperimentare più colui che era tutto per lui. Io non so se qualcuno riesce a immaginare che ratto di sofferenza tremenda, quella che i famosi mistici del Medioevo soprattutto chiamavano la notte spirituale, o la morte spirituale ancora di più. Non sentire più l'amore di Dio. Ma se Dio che amore non mi ama più, allora disastro infinito. Allora, Gesù, in questo suo cammino in basso, nel senso che è sempre peggio, sempre peggio, sempre peggio, sempre peggio, è arrivato al punto estremo che si potesse, dal punto di vista umano e di una persona, che gli potesse arrivare. Ha toccato il fondo. La risurrezione dei morti significa che lo Spirito Santo si è tuffato così in basso da andare a prendere l'ultimo degli ultimi, lo schifo di tutte le persone, colui davanti al quale la gente si copriva la faccia, il peggio peccatore, prenderlo e operare un miracolo nel senso della vita, da ridargli la vita fisica, la vita affettiva, la vita morale, la vita spirituale dei figli di Dio, e darglielo più grande di come l'aveva perduta morendo sulla croce. Questo miracolo di dare la vita dove c'è la morte, noi lo chiamiamo la resurrezione. Questo è il miracolo, è ciò che caratterizza lo Spirito Santo, tanto che nel credo è rimasto definito così: credo lo Spirito Santo che il Signore dà la vita. L'opera dello Spirito Santo numero uno nei confronti di Gesù è stata dargli la vita. Allora, questo è quello di cui noi abbiamo bisogno. Come peccatori lo Spirito Santo ci converte, e allora la Pentecoste è un mistero di conversione. Gli apostoli hanno finito di vivere per se stessi, hanno cominciato a vivere per Gesù. Chi è che fa questo in mezzo a noi? Sono morti i peccati. Abbiamo visto ieri che nessuno più considerava sua proprietà le cose che gli appartenevano. È morto il mio, e tra i credenti è nato il nostro. Per cui tra di loro, tra i credenti, non c'erano più diseguaglianze sociali. Il più ricco e il più povero, socialmente uguali. Senza bisogno di rivoluzioni, senza bisogno di furti per bilanciare le cose. Nessuno tra di loro era bisognoso. Perché? Perché non c'era più l'io, il Dio quattrino, perché tutti hanno trovato una ricchezza più grande, quella dello Spirito Santo. Nessuno viveva più per mettere da parte i soldi, per accumulare, per fare il capitale. Tutti vivevano per arricchirsi di Spirito Santo.
per cui soldi, per vivere, bene, basta. Anzi, quelli che c'erano tanti come proprietà, che gli era un peso, perché li stoglievano dalla ricerca di Dio, vendevano i loro beni, li davano ai poveri, anche a quelli che non facevano parte della comunità. E la comunità cristiana è nata un servizio ai poveri. Era così importante che una vocazione specifica nata subito nel cristianesimo è stato il diaconato. Servizio alle mense dei poveri. La vocazione alla carità materiale per i poveri del mondo. E i poveri del mondo sono le vittime del Dio quattrino incarnato in tutti coloro che vivono per i soldi. Ecco, allora, qualcuno qui non ha più il mio e ha il nostro nei confronti degli altri? C'è una parrocchia della Chiesa Cattolica che condivide il conto suo con la parrocchia di Montagna, che ha molti meno frequentatori a messa domenica e spese molto più elevate per il mantenimento della Chiesa, perché è storica e va a toccare un chiodo, ci vuole il triplo di quello che si spende al mare? C'è qualcuno, famiglia ricca, che condivide il suo bilancio familiare con una famiglia povera? Qualcuno? Lo fa questo qualcuno? Di tutti quelli che vanno a messa, qualcuno fa così? Ma non sono proprio i figli di una stessa famiglia, magari tutti vanno a messa, ma il sacerdote, a vedere, muore il papà. Già i figli stavano in lite prima che morisse, ma quando è morto il papà, per l'eredità, guerra mortale. Allora, il figlio che fa però? Quello che sta più litigato con gli altri, il papà stava a casa di uno, devo andare a trovare, se no che figura ci faccio di fronte alla gente che vado a trovare il papà morto? Uno va a trovare il papà morto, però guarda lui, fa la scenata, oh povero papà, e non guarda manco fratelli e sorelle, non li saluta e va via, perché ci sta litigato. Che serve questo? Per i soldi. Poi a messa, al funerale, tutti presenti, quelli litigati da una parte e quelli dell'altro gruppo dall'altra. Fratello con moglie e figli e gli amici suoi. Scambio della pace, già pensato questo in precedenza, mettendosi sulle file differenti di banchi, non capita che non deve dare la mano a quello con cui sta litigato. Problema è risolto. Così, davanti agli occhi della gente, non si vede niente. Perché Dio non lo sa questa cosa? Che le persone stanno alla messa, condividono la carestia, sono litigate per soldi? Allora, quanto deve cambiare in questa Chiesa? In noi, figli di Dio, stavo pensando, ma Signore, oggi non potresti fare un bel miracolo che fai scendere le fiamme di fuoco come è successo la notte di Pentecoste? Poi ci ho pensato, ma forse gli apostoli erano un pochino più pronti di noi. Per seguire Gesù Cristo hanno lasciato il lavoro, i soldi, vivevano di carità gli apostoli in giro per la Palestina, e Dio ha provveduto al loro bisogno materiale attraverso la carità di alcune donne facoltose, ma loro non avevano nessuna garanzia di entrate, di stipendio fisso, di cose di questo genere. Hanno lasciato la famiglia e hanno lasciato anche una certa cosa quando si lascia la famiglia, hanno rinunciato a tutto, pure la parte fisica, per amore di Gesù. Chi ha fatto questo? No, no, di noi, presenti qui. Loro hanno rischiato andando indietro con Gesù Cristo. Gesù è stato tante volte deciso, condannato a morte, hanno fatto più agguati. Poi si sono prese le spalle per difendere Gesù Cristo, sapevano che era un rischio andare con lui. E poi, da lì a poco, dopo aver seminato il Vangelo e gettato le reti per prendere tanti pesci per il Signore, tutti martiri. Qualcuno qui è pronto per essere martire per il Signore? E allora, su quelle persone, lo Spirito Santo è sceso sotto forma visibile e in lingue di fuoco. E in noi? Quanti ostacoli trova lo Spirito Santo per non poter scendere in maniera così forte? Ecco perché c'è un cammino da fare, dove per cammino si intende proprio andare verso Gesù Cristo, accostarsi a Lui, trasformare la vita.
qualche cosa di noi deve morire, qualche cos'altro in noi deve nascere. Se uno non vuole imparare a vivere di fede perché vuole continuare a vivere con le sue sicurezze umane, vorrà diventare mai una persona gradita a Dio? Discorso fondamentale del rito fatto milioni di volte, dice Gesù nel Vangelo: se voi non siete fedeli a Dio con le ricchezze inique, chi vi defederà quelle vere? Se noi non facciamo la carità, il criterio biblico per la carità per tutti è la decima biblica, detto un milione di volte nella Bibbia, per i poveri. Uno non può vivere senza, anche se è in crisi economica, non può dimenticarsi il pensiero dei poveri. E se veramente uno dovesse essere in una situazione per la quale non può fare la carità, quella sera piangi perché non puoi fare la carità. Per dispiacere qualcuno che sta peggio di te, quella sera soffre perché gli manca il tuo aiuto. Allora questo, ma chi è che ha nel cuore il pensiero dei poveri? Da sovvenire, sempre. Chi è che ha nel cuore il criterio di condividere i suoi beni con i poveri? Sempre. Chi lo fa questo? Se non siete fedeli a Dio con le ricchezze inique, chi vi fiderà quelle vere? Se uno non sa esercitare la carità verso i poveri con i soldi, Dio poi gli darà un carisma da esercitare verso le persone che soffrono? Succederà così? Gli affiderà un bene più grande da gestire, che già uno male gestisce la parte economica di questo mondo? Avere i carismi non è una passeggiata e nemmeno è un fregio da super cristiani di serie A rispetto a quegli altri di serie B. Questo lo diremo fra poco. E questo ci permetterà di capire come avere il criterio di discernimento tra i veri carismatici e i falsi carismatici, di cui oggi purtroppo la Chiesa è piena. Allora, Dio, perché faccia scendere lingue di fuoco, ha bisogno di persone pronte a farsi bruciare da questo fuoco. Pronte a farsi bruciare da questo fuoco. Di ardere per amore di Dio e per amore del prossimo. Siamo pronti per questo? Allora, vedremo la seconda lettura di questa sera. E si vede se si legge il capitolo 8 della lettera ai Romani, che lo Spirito Santo innanzitutto esercita una funzione interiore. Quello che ha fatto Gesù Cristo come uomo fino alla risurrezione dei morti è una cosa che ha riguardato la sua persona. Gesù è già salvo, è già risorto dei morti. Qualcun altro è salvo, qualcun altro è risorto dei morti? La Madonna. Dopo di lei? San Pietro ha raggiunto la sua salvezza? È martire per il Signore, ma ci manca ancora per lui l'ultimo stadio, la resurrezione dei morti. E tutti quanti gli altri? La salvezza di Pietro si deve ancora completare, realizzare, manca uno stadio. Quello che Gesù Cristo ha fatto, quello che Cristo ha tenuto per se stesso nel suo rapporto con il Padre, viene a noi attraverso lo Spirito Santo, cominciando dal cuore, con la conversione, per finire nel corpo. E ripeto questo, la salvezza è piena e totale quando anche questo corpo di carne diventa capace di vita eterna, trasformato da Dio per una vita che non ha più fine. E non esiste una salvezza solo spirituale. Se si pensa così, si diventa spiritualisti e ci si inganna. Ad esempio, la salvezza spirituale, chi la predica oggi? I testimoni di Geova, che dicono che per i loro adepti ci sono due tipi di resurrezioni. Uno, per i 144.000, destinati a risuscitare solo spiritualmente, come risorto Gesù, secondo loro, e a regnare con Gesù Cristo in cielo, dove non c'è la materia, c'è solo spirito.
Per tutti gli altri c'è la resurrezione dei corpi e si vive non in cielo, ma in questo mondo restaurato nelle condizioni paradisiache prima del peccato originale. Dicendo così si vede subito che Dio fa figli e figliastri, alcuni li manda a vivere in un paradiso di serie A e gli altri, la maggioranza, in un paradiso di serie B. Non esiste una salvezza solo spirituale. La salvezza o è anche del corpo o non è la salvezza che Dio ha previsto per noi. Perché noi non siamo angeli, che siamo solo spirito. Siamo spiriti incarnati, un'anima vivente in un corpo vivente. Gesù Cristo si è salvato anima e corpo. Noi saremo salvi completamente con la nostra resurrezione. E allora noi esplicitamente, volutamente, sia in tutte le messe, sia ogni volta che professiamo la fede, diciamo che crediamo nella resurrezione dei morti e attendiamo la vita del mondo che verrà. E questo fatto del ritorno del Signore e della resurrezione globale di tutti è un fatto poco proclamato e poco atteso nella Chiesa. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione. Quale è venuta? Il ritorno di Gesù Cristo, quello definitivo, quello del quale, quando Gesù Cristo ritorna, tutti risuscitiamo. Questa è l'attesa dei cristiani, il ritorno di Gesù Cristo, perché finalmente si diventa con il corpo membri cittadini della Gerusalemme celeste. Ho detto qualche cosa di strano? Non abbiamo detto questo fin da piccolini a tutte le messe? Non abbiamo sentito, non professiamo in questo modo? Ma chi attende questo nella vita? Attendiamo il ritorno di Gesù Cristo, che nessuno di noi sa quand'è. Se Gesù Cristo avesse deciso di tornare fra un'ora, ma non sarebbe meraviglioso? Molti non sono pronti. Siamo pronti per questo? Noi attendiamo il ritorno di Gesù Cristo. Questo è quello che salva l'umanità. L'umanità precipita sempre, il mondo precipita sempre più in basso. Gesù Cristo frena questa caduta e dà via alla Gerusalemme celeste, la città di Dio. Cieli nuovi e terra nuova. Capitolo 8 della lettera ai Romani. La vita dello Spirito Santo. Quando uno con la fede di Gesù Cristo risorge spiritualmente, vive di Spirito Santo. E allora, come tanti canti ci fanno cantare, uno comincia a pensare le cose che lo Spirito Santo gli ispira di pensare. E quali sono le cose che lo Spirito Santo gli ispira di pensare? I pensieri di Gesù Cristo. A sentire le cose che Gesù Cristo sentiva. Lo Spirito Santo ci ispira a dire le cose che Gesù Cristo diceva, a dire le parole di Gesù Cristo. Chi invece non vive guidato dallo Spirito Santo, anche lui viene guidato, ma non dallo Spirito Santo, e pensa, dice e fa cose cattive. Se uno è risuscitato spiritualmente, ha superato il peccato dell'erotismo ed è in esercizio allo spirito di purezza, uomo verso la donna, donna verso l'uomo, uguale. Quando stai con la persona dell'altro sesso, non guardi, guarda quella che forme, il vestito trasparente, cose, e cominci con la testa a pensare, a fantasticare, chissà dove, fino a quando, eccetera, eccetera. Questo lo fa uno che ha dentro di sé lo spirito dell'erotismo, che è lo spirito del male, che gli fa pensare, guardare un essere umano dal punto di vista del corpo, anzi dal punto di vista del piacere che usando quel corpo, già semplicemente con la testa, uno prova nei confronti di quella persona. Ma quando si usa la persona per un proprio piacere, è un atto di amore questo? È uno sfruttamento, il contrario di un atto di amore. Tu usi uno per te. Ti fai servire dalla persona, lo rovini purché tu provi piacere.
La purezza è un'altra cosa. Tu guardi quella persona che è in Dio. Tra te e quella persona in mezzo non si vede, ma sei coscientissima e c'è Dio lì. È una figlia di Dio, un figlio di Dio, una creatura che Dio ha fatto. Lo guardi, sì, va bene, il corpo, quello che sia, ma prima di tutto lo guardi di dentro, come anima, e poi come tutto il resto. Quello che è guardato da uno con lo spirito dell'impurità e dall'altro con lo spirito della purezza, dal primo si sente non amato e usato, lontano da me quella persona. Dal secondo si sente finalmente amato e capito, perché quest'altra persona avrà finalmente gli occhi per guardarti di dentro, ti capisce come sei fatto qui. A livello di giovani questo discorso è difficilissimo, perché lì le pulsioni fisiche, sessuali, una bomba. Ma finché non arriva la purezza nel rapporto affettivo tra i giovani, quante lacrime devono scorrere, perché io non credevo che quello mi amasse, ma invece mi ha usato, ma invece mi ha fatto soffrire, ma invece mi ha scaricato nei momenti in cui ho più bisogno di lui. Quante lacrime, perché l'amore non è maturo, e l'amore dei giovani di oggi non è maturo. Quante fatiche per riuscirsi a fare la casa, preparare il matrimonio, eccetera. Dopo pochi mesi il matrimonio finisce, perché quella non mi fa quello che dico io, oppure problemi di carattere affettivo, di carattere di dialogo, perché ci sono degli orgogli che non presenti già prima, però tutto prima era coperto nella grande attrazione sessuale, per cui nessuno vedeva niente altro. Poi quando era del tempo questa viene meno, emerge tutto quello che c'era prima, ma prima non si vedeva, e diventa impossibile la vita con l'altro. E ma quando tocca mano all'orgoglio, a umiliarsi di fronte alla persona per chiedere scusa, a correggersi per fare quest'altro modo perché così è contento con la persona, chi lo fa questo? Chi si lavora in funzione dell'altra persona? Chi mora se stesso in funzione della felicità di colui che mi sta a fianco? Molto più duro così. È più facile innamorarsi di Mr. X, che è lontano ogni volta di tanto, piuttosto di quello che ci vivi tutti i giorni insieme. E c'è contatto, tutti i difetti, tutti i giorni insieme, ogni giorno. Allora vedete, chi ha l'amore dentro di sé supera tutto questo. Perché l'amore è nella buona e nella cattiva sorte, nella salute e nella malattia. Io prometto di amarti e onorarti sempre, per tutta la vita. L'amore è soltanto godimento e piacere, lo dimostra questo. L'amore è anche sofferenza. Se l'amore è gioioso o l'amore è sofferto, all'amore non fa nessun problema. Amore è e amore rimane. Alla terra, che sia il giorno o la notte, 12 ore il giorno, 12 ore la notte, 6 ore di giorno, 18 ore di notte o viceversa, tanto gira sempre così. I giorni passano, ma la terra è sempre quella, ma l'amore rimane tale. Se uno invece ama soltanto quando l'amore gli dà gusto, questo è amore? Egoismo mascherato di amore. Se noi facciamo volere di Dio soltanto quando il suo volere è d'accordo col nostro, chi facciamo volere di Dio o usiamo Dio per fare il volere nostro? Quando Dio ci dice una cosa che a noi non ci piace, e però lui sa che è necessaria per noi, per il nostro bene, perché come padre sa qual è il nostro bene. La facciamo? Allora, vede quante cose ti stanno. Allora, chi vive di Spirito Santo non vive più per lo spirito del mondo. C'è tutto un altro modo di approcciarsi alla vita. E questo Gesù Cristo l'ha sempre detto in maniera chiara. Il discorso di Gesù Cristo ai giudei, dopo la moltiplicazione dei pani e dei pesci, dopo la risurrezione di Lazzaro, dopo la guarigione del cieco. Gesù diceva ai giudei e a tutti di conseguenza: voi non potete dare ascolto alle mie parole perché non c'è posto per le mie parole dentro di voi. Voi siete figli del diavolo e volete compiere le opere del Padre vostro. Ma state attenti, perché il diavolo è omicida fin dal principio.
e ucciderà anche voi se continuate a dare retta. Lui stava dicendo delle cose, la verità, per spingere le persone a conversione. Se loro avessero detto, invece di dire, no, noi non siamo figli del diavolo, siamo figli di Abramo, figli di Dio. Non è vero, siete figli del diavolo, vivete per lui, fate il suo volere in tutte le cose. C'è un politico che va su e non ruba? Per andare su e non rubare, uno dovrebbe avere nel cuore l'amore cristiano. E il prendersi una croce infinita, quella del benessere dell'Italia, croce infinita, che neanche sappiamo noi quanto è pesante, altro che comandare, e servire all'energia potenza, e fare veramente il bene dell'Italia. Ma chi lo fa questo? Si scannano tutti per andare a comandare, perché tutti vogliono potere e soldi. Non per dare, ma per prendere. Allora, vivere in Spirito Santo, cambiamento radicale della persona, e la Pentecoste, mistero di conversione. Nella preghiera. Quanto è bello, leggeremo la seconda lettura quest'oggi. Noi preghiamo a Dio con la preghiera di carne o di spirito? E di San Paolo che Dio viene in aiuto alla nostra debolezza, perché noi a volte non sappiamo nemmeno cosa chiedere. E allora Dio, attraverso lo Spirito Santo, guida la nostra preghiera. Una signora, mi ricordo, una vedova, santissima donna, adesso sarà in paradiso chissà a quale livello, perché è morta eroicamente per il Signore. Mi raccontava, ai primi tempi delle mie conversioni, quando avevo 18 anni, che lei, insomma, si ammalò il padre, male brutto, lei è stata accanto, l'ha assistito, e una sera, che il babbo stava proprio vicino a morire, il dottore ha detto che c'era più niente da fare, e lei stava lì con, tenendo la mano del padre, accarezzandola, il babbo stava così, e diceva, signore, che ti posso chiedere? Il conflitto, guariscilo, riprenditelo, almeno smetti di soffrire, che cos'è meglio per lui? Uno può pregare egoisticamente, è difficile dire qual è la cosa migliore. Allora cosa fece? Il Signore, io non so cosa chiederti per mio padre. Ha pregato in lingue, aveva ricevuto il fuoco dello Spirito, aveva questo dono spirituale, pregò in lingue una decina di minuti, così sottovoce. Ha detto che da lì a poco il padre cominciava a sentirsi meglio, è vissuto, insomma, per quando stava male, benino, un'altra decina di giorni, e poi è morto. E è rimasto sempre impresso questa cosa, che quando uno non sa che cosa è giusto da chiedere, possiamo ricorrere a questo dono che il Signore ci ha fatto, perché noi non sappiamo, ma lo Spirito Santo sa qual è la cosa giusta per quella persona, qual è la cosa giusta per noi in quel momento. E pregando in lingue, uno chiede la cosa giusta per quella persona, la cosa buona per quella persona. Una preghiera che va al di là del nostro io, perché è una richiesta che è fatta, ispirata dallo Spirito Santo, il quale conosce, l'unico che conosce i misteri, le profondità di Dio. E quando prega lo Spirito Santo, chiede le cose giuste per le persone, le migliori. Lo Spirito Santo sostiene la nostra debolezza, perché noi non sappiamo che cosa è conveniente chiedere. E Lui ci ispira così. Addirittura, e questa è una grandissima verità, la nostra preghiera, possiamo dire proprio in questo modo, o è ispirata dallo Spirito Santo, oppure non è gradita a Dio. Se uno dice a Dio una preghiera al di là di una cosa ispirata dallo Spirito Santo, Dio fa così. Fa così Dio. Se un gruppo, un'assemblea, si mette a fare una preghiera, una scelta di fede al di fuori del potere di Dio, Dio, quel bellissimo incontro solenne, potente, che cosa? Non lo vuole ascoltare. Capitolo primo del profeta Isaia. Leggete questo e vedete cosa fa Dio di fronte alle preghiere ipocrite. E i culti, non rimoggi le messe, i rosari, fatti in maniera falsa, ipocrita, senza una corrispondenza di vita.
Dio non sopporta una preghiera fatta male. O la nostra preghiera è ispirata dallo Spirito Santo, o non c'è senso. Allora, battutina per avviare un pochetto la cosa e far capire con una risatella quello che è il messaggio del Signore. Questo i miei parrocchiani ne sanno 50.000 volte, però io non sto raccontando tante barzellette, soltanto questa. C'era uno che, cristiano, credente in Dio, che aveva il vizio del gioco e si era mangiato un sacco di soldi col vizio del gioco. Gioca qua, gioca là. Parlando con un amico, mi sono rovinato così tanto. Ci vorrebbe un milione di euro per salvarmi, per rimettermi a posto la situazione economica. Ma un miracolo ci vorrebbe qua. Andò alla messa domenica, sentì il salmo responsoriale: per te, oh Dio, 1000 giorni sono come il giorno di ieri che è passato. Quando sente questa cosa, c'è una lampadina, adesso provo questa cosa qua. Allora, finì la messa, quello stava in preghiera, c'era nessuno in chiesa. Comincia a dire: Padre Santo, Padre Buono, Padre Misericordioso, è vero che per te 1 milione di anni sono come un secondo solo? Risponde una voce: sì, è vero, per me 1 milione di anni sono come un secondo solo. Padre Buono, Padre Misericordioso, è vero che per te 1 milione di euro sono come un centesimo solo? Risposta di Dio: sì, è vero, per me 1 milione di euro sono come un centesimo solo. E allora, Padre Santo, mi dai 1 centesimo? Silenzio. Risposta di Dio: va bene, tra 1 secondo. Capite tutti la battuta? Ecco, se noi facciamo la preghiera cercando di incastrare Dio, cioè con le nostre regole umane, con i nostri trucchi, non ci riusciremo mai. Dio ci mette sempre a KO, è superiore a noi. Noi possiamo avere l'esaudimento della nostra preghiera pregando nello Spirito, pregando nella verità. Per questo diciamo sempre: la guarigione fisica è un lusso, una cosa che pochi possono riuscire a ottenere, oppure una cosa che può essere di massa perché è Dio che lo vuole? È un volere di Dio la salute fisica? Il raggiungimento, il vivere in uno stato di salute è una cosa buona, una cosa che fa parte del volere di Dio e dello Spirito Santo o no? E allora perché esitiamo nel chiederla? O dubitiamo nel chiederla? Per le mamme che non hanno figli, la fecondità è un volere di Dio o è un lusso che Dio concede a pochi eletti? E se anche ci sono degli ostacoli misteriosi che sembrano invalicabili, oppure medici che veramente impediscono la fecondazione di un nuovo cielo nel grembo della mamma, queste cose sono di ostacolo a Dio, il quale è il Dio della vita, il quale lui per primo disse: siate fecondi, crescete, moltiplicate, vi riempite di tutta la terra. Sono di ostacolo queste cose a Dio. Una preghiera fatta per la fecondità può essere una preghiera che Dio non ascolta perché non rientra nel suo volere? Attenzione. Sulle cose giuste, sulle cose vere, non si può mancare di fede, altrimenti peccheremo veramente. Allora, pregare nello Spirito, perché lo Spirito Santo è l'amore. L'amore di Dio. Allora, quando uno prega nello Spirito, lo Spirito Santo ti ispira a chiedere cose buone. Quando uno chiedesse allo Spirito Santo i numeri per vincere i 6 numeri per vincere il Superenalotto, risponderà mai lo Spirito Santo a una preghiera del genere? No. E se mi apparisse mio nonno questa notte che mi disse: guarda Don Marco, tu devi fare la chiesa nuova, gioca 27, 35, 86 e così c'hai i soldi per fare la chiesa nuova. Io, Marco Farina, se ti ho detto a questo vado a giocare i numeri, faccio volere di Dio? E quello che mi ha parlato questa notte era mio nonno che mi è venuto mandato dal Signore a darmi questi numeri? No. Perché il Signore non interessa questo modo di fare la chiesa.
magari sarà più interessante per lui che i parrocchiani si adottassino perché credono che è una cosa importante la Chiesa e fanno qualche sacrificio perché questa si possa fare. E non soltanto questi qui, quelli dell'8 per 1000, c'è tutta una serie di cose dove c'è la partecipazione umana a un fatto importante per una comunità cristiana. Attenzione dunque, Dio fa le cose bene e per amore. Entriamo nel campo dei carismi. Allora, qui qualcuno non è più esperto, qualcuno un po' più digiuno. Però vediamo che già dal Pentecoste, quella classica, quella avvenuta dopo 50 giorni, dopo la resurrezione dei morti di Gesù Cristo, si manifestano subito due carismi, dopo l'effusione dello Spirito Santo. Quindi prima lo Spirito Santo, poi i suoi carismi. Uno, il parlare in lingue, e un altro, si dice la xenoglossia, che gli altri capiscono quelle lingue parlate nella lingua originale. Primo, parlare in lingue. Questo carisma era per i sacerdoti e le suore di allora o era per il popolo di Dio indistinto, per tutti? A Pentecoste, le circa 120 persone che erano presenti, dove non c'era nessun sacerdote del Tempio, nessuna persona religiosa autorevole, secondo l'Antico Testamento, tutti hanno parlato in lingue e cantato in lingue. Era un dono per tutti. Parlare in lingue è un dono per la Chiesa, non per quelli del rinnovamento carismatico cattolico, per tutti. Il secondo dono, il termine tecnico, xenoglossia, è che quando gli apostoli pregavano in queste lingue, allora, la lingua con la quale parlavano gli apostoli non era una lingua di questo mondo. Uno parlava in aramaico, un altro in greco antico, un altro in siriaco, un altro in copto. No. Una lingua totalmente inesistente nel mondo. Una propria lingua creata dallo Spirito Santo per quella persona, perché lui pregando in quel modo pregasse, lodasse Dio, entrasse in uno stato di preghiera profonda. Ma non è mica c'era il rosario. Uno diceva, grazie a te Signore, finita la preghiera. E invece così la preghiera poteva essere fatta profonda, lunga. Intima. Le persone che venivano, siccome Pentecoste è una festa nella quale venivano gli ebrei da tante parti, si chiama della diaspora, dei tanti stati in cui il popolo ebraico si era disperso nel corso della storia, venivano da stati con tante altre lingue. Quelli che ascoltavano ognuno nella lingua d'origine. Quello che veniva dalla Francia sentiva gli apostoli parlare in francese, quello che veniva dalla Spagna sentiva gli apostoli parlare in spagnolo, quello che veniva da Roma sentiva gli apostoli parlare in latino, quello che veniva dalla Assiria sentiva gli apostoli parlare nell'antico assiro, e così via. Eppure loro parlavano invece quest'altra lingua. Secondo miracolo che Dio ha fatto, perché per dare un segno che quando viene lo Spirito Santo ci si capisce. È una cosa difficile, grande. In un matrimonio, marito e moglie, se si sta litigati, anche se tutti e due parlano italiano, non si capisce. Uno dice una cosa e l'altro ne capisce un'altra. Uno dice A e quello che sta litigato capisce B e viceversa. Se ci si vuole bene, se uno dice A, anche se sbaglia a dirlo o dice male, quell'altro capisce lo stesso e capisce A. Perché l'amore ti fa essere una cosa sola, ti fa capire l'altro. E così Pentecoste diventa il corrispettivo in positivo del disastro creato sia ad Abele, quando la gente non si comprese più per il peccato di superbia di andare al di sopra di Dio come popolo. Ma poi non ci sono soltanto questi carismi, ce ne sono una serie di carismi. San Paolo ne elenca 9 nel 12° capitolo della prima lettera di Corinti, dove ci stanno di mezzo il carisma della interpretazione delle lingue, il carisma della guarigione fisica, il carisma dei miracoli, cioè segni sulla natura, eccetera eccetera. Allora, noi per esempio in Italia abbiamo conosciuto tutti quanti bene o male Padre Tardif, attraverso il quale sono venute tante guarigioni in passato. Qualche altro,
Ma prima, ai tempi di Cristo, chi faceva i miracoli? Pietro, che oggi è Benedetto XVI. Giovanni, Andrea, Giacomo, che erano gli apostoli, oggi cardinali e vescovi. Oggi qualcuno fa così? Quando passa Benedetto XVI per le vie, oppure all'interno di piazza San Pietro, coprendo con la sua ombra le persone, guariscono i malati? Questo non dico per dire male del Papa, eh? Io sto dicendo a tutti quanti in questo periodo che il Papa sta facendo una cosa meravigliosa, la sua battaglia al sacerdozio pedofilo, che una piccola parte del sacerdozio, però che ha creato tanto scandalo, la sta facendo in maniera concreta, coraggiosissima, e non so se salverà la vita da questo che sta facendo. E ha anche detto un'altra cosa, non so se è sfuggita a tanti, proprio quando è andata a Fatima, che ha detto che anche la pedofilia all'interno del mondo clericale fa parte del terzo segreto di Fatima. Qualcuno si ricorda questa espressione? Dicendo così, ha detto implicitamente, no, ha detto esplicitamente, che quello che tutti quanti pensano, che la Chiesa ha dichiarato che il terzo segreto di Fatima, cioè l'attentato a Papa Giovanni Paolo II, non è il terzo segreto di Fatima, o perlomeno non è tutto il segreto di Fatima, il terzo segreto di Fatima, che quindi la Chiesa ha tenuto nascosto la parte importante. E si è cominciato a svelarla, sta facendo lui un passo che nessun altro in passato ha avuto il coraggio di fare. Quindi parlo bene del Papa, assolutamente. Ecco, però per dire queste cose qui, che i carismi bisogna che tornino ad essere nella vita della Chiesa. Com'è possibile oggi che se una persona va a testimoniare a un sacerdote di essere stata guarita da un tumore, il sacerdote gli dice che non è vero, che non può essere? Oppure capita, è capitato domenica scorsa ad Ancona, il caso di una persona poverina, cristiana, però che ha un problema addosso di una manifestazione diabolica, cascata in terra durante l'invocazione dello Spirito Santo, e un sacerdote presente ha detto che quella è una crisi isterica. Ma com'è possibile così, avere questa cecità spirituale, da non capire questa cosa? Allora, la mancanza di presenza e di discernimento sui carismi permette poi a un branco, forse è troppo bello questo termine, di personacce, comprese con tonache maschili e femminili, di andare in giro dicendo che hanno il carisma di guarigione, di liberazione, cose di questo genere, e non ce l'hanno. Di prendere soldi su lavori che invece dovrebbe fare il Signore, per cui lui andrebbe pagato, e non chi fa le preghiere in questo modo. Ma Dio ha detto, naturalmente avete ricevuto, naturalmente date. Ma se nessuno c'ha la capacità di discendere i carismi, chi dice sì, da questo andate, no, da quest'altro non ci andate perché è falso? Oggi tutti vanno dappertutto, tutti credono sempre quello migliore di quell'altro, avendo fatto 100 km di più con la macchina, e poi stanno male come prima, se non peggio, perché manca la luce sulla verità dei carismi. Padre Pio aveva la bilocazione, aveva lo spirito di profezia, aveva il dono di guarire i malati, aveva la capacità di esorcizzare i posseduti, ma Padre Pio c'aveva, e quelle non erano una medaglia al valore cristiano per fare bella figura di fronte alle persone, facevano male giorno, notte, giorno dopo, notte dopo, eccetera, eccetera, eccetera. Chiaro? Il carismatico non ha una vita facile, più comoda degli altri. All'opposto, ha una vita difficile, più crocifissa degli altri, proprio perché esercita un carisma, un dono di Dio potente che distrugge le opere del male e di conseguenza deve subire vendette più dolorose di altri per il danno fatto al maligno, togliendogli le anime. Quante volte raccontava Padre Pio che magari con la confessione che faceva durante il giorno, migliaia di persone, chissà quante se ne convertivano, poi ho fatto del carisma di introspezione, di leggere i peccati di una persona senza bisogno che la persona gli dicesse.
E quando in questo modo strappiamo, mettiamo 15 anime al diavolo con queste confessioni così potenti e carismatiche, la notte erano botte, botte proprio, cazzotti che non ti vedeva il pugno, però e che dolori. E la mattina si alzava sdrinato, ricomincia un po' una giornata altro di confessione, magari per la notte successiva prendeci altre botte e non avere 10-15 giorni di tempo per potersi rimettere in sesto dalle botte prese la notte prima, a fare così per il Signore, senza smettersi mai, senza rendersi mai, per salvare altre anime. Chi lo fa questo? Chi è disposto a una vita di sacrificio per amore di Gesù e per amore delle anime? Ecco perché carismatici che è vita comoda, soldi, successo facile, applausi, no, non odorano di santità, ma puttano di qualche altra cosa. Allora il vero carismatico è umile, non cerca la sua gloria, gloria che in questo mondo diventa vana gloria. Tanti vanno a Medjugorje, magari che hanno visto qualcuno appunto così che si trova per terra durante la preghiera eccetera, allora gli gusta fare la preghiera, il comando, vattene via nel nome di Gesù Cristo, e gli gusta nel senso di sentirsi potente nel Signore. E poi guardate quello lì, c'è avuto il coraggio di fare, allora tutti lo ammirano, lo applaudono. Questo non significa essere carismatici del Signore. Voi se fate caso, quante volte, quanto è bello e chiaro il Vangelo, quando Gesù vedeva che le folle si aggrappavano a Lui, Gesù, come persona fisica e non a Dio che operava attraverso di Lui, quando Gesù vedeva le folle che venivano a prenderlo per farlo diventare re, che faceva Gesù? Non viveva Gesù degli applausi delle folle, del successo popolare che aveva con i suoi miracoli o col suo operato. Scappava da tutti, andava a pregare in qualche montagna dove non trovava nessuno e stava lì ore e ore solo col Padre suo, cioè non dove c'erano le persone che lo applaudivano. Quindi operava cose strabilianti, miracoli eccetera, via, da solo a pregare il Padre. Non stava lì come fanno nel teatro persone fino alla commedia, bravo, bravo, grazie, grazie. Non prendeva questi applausi, non gli importava. Gesù Cristo non ha cercato la gloria di questo mondo, ha cercato unicamente la gloria di Dio. Noi che lo stiamo facendo in questo mondo? Ci interessa la gloria degli altri o la gloria di Dio? E quando queste due glorie vanno in perfetta collisione? Gesù ha deluso le aspettative del popolo ebraico quando ha dichiarato a tutti quelli che aspettavano una guida per l'insurrezione armata contro i romani, per riprendersi l'autonomia civile e religiosa del popolo ebraico. Gesù Cristo invece ha detto di amare i nemici. E questo è stato uno scandalo per Israele. Come amare i romani? Ma quelli sono pagani. I pagani erano chiamati dagli ebrei osservanti cani, intendo dispregiativo, meno che esseri umani. Amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi fanno del male, che vi rubano i soldi con le tasse e vi fanno soffrire. Benedite quelli che vi maledicono. Non diremo oggi, fate del bene a chi vi fa del male con i malefici. Maledicono con le maledizioni, fate del bene nelle preghiere per la conversione e per la salvezza. Pregate per i vostri persecutori. Questo ha deluso le aspettative del popolo ebraico, quindi quello che era applaudito perché ha fatto tanti miracoli, così non gli andava più bene al popolo ebraico. Allora crocifiggilo. E Gesù non ha avuto paura di perdersi quella gloria che aveva acquistato, perché sennò gli andavano male le cose, perché lui cercava unicamente la gloria di Dio. E noi allo stesso modo, unicamente la gloria di Dio. Siamo pronti a tutte queste cose per ricevere e vivere i doni di Dio e i carismi? Quante cose bisognerebbe dire a queste cose qua? Oggi bisogna essere in grado di dire quello? No, sembra un vero carismatico ma non lo è per questo, questo e questo motivo. Quell'altro, che invece altri disprezzano, quello è vero carismatico per questo, questo e quell'altro motivo. Da lui si va ed è un tramite reale per ricevere le grazie divine. Dagli altri non andiamo manco a perdere tempo a complicare la situazione che abbiamo,
Perché è peggio? Carismi, ma carisma di guarigione, di liberazione, oggi sono fondamentali. Oggi quanti tumori esistono in giro? Ero viceparroco con una marittima qualche anno fa. Ricordo c'era quello delle pompe funebri che deve sempre annotare il certificato di morte, la motivazione della morte. Tumore, tumore, tumore. Oh, ma senti un po', il nome di questo delle pompe funebri, ma tu che li scrivi sempre? Quanti sono quelli che muoiono senza il tumore? Qualcuno così per infarto, ma domma, muoiono tutti di tumore. Così, cosa? E questa è una malattia che non esiste nessuna cura, nessuna... Ma questa malattia, se non, umanamente non ti può sconfiggere, che ci stiamo qui a subirla e basta? O a dare i soldi all'AIRC per ricercare il cancro? Speriamo che lo facciano veramente con tutti quei soldi che ricevono la ricerca contro il cancro. Ma qualcuno ha mai trovato un antidoto, un vaccino, un qualche cosa che possa sconfiggere questa malattia? Allora, se non si riesce a sconfiggere con i mezzi di questo mondo, usiamo i mezzi di Dio, che è il medico divino. Quando per la peste non c'era malattia, non c'era medicina per guarirla, e le pesti facevano stragi di milioni di persone quando venivano le epidemie, Dio mandò San Rocco, che guariva tantissimi appestati col pane eucaristico che portava sotto braccio, e pregava attraverso di esso, e guarivano i malati così. Era sempre un rimedio divino ai danni umani. E quindi è un carisma oggi importantissimo questo, per non parlare quello della liberazione. Oggi col mondo dell'occultismo che ha preso un piede come mai nella storia. Com'è possibile che certi ciarlatani, maghi, parlino in televisione e nessuno li mette in gabbia per quante fesserie e menzogne dicono alla gente? Per le truffe che fanno, per le famiglie che rovinano. E per quante persone soffre per motivi inspiegabili, spirituali, dal punto di vista umano inspiegabili, nella salute, nella famiglia, nell'attività, in quante cose, chi si oppone a questi? Tutti paura. Paura del diavolo. E il diavolo deve avere paura di noi, che siamo figli di Dio, non noi del diavolo. Noi portiamo Cristo dentro di noi, e Lui è più forte. Allora, sono venuto a portare il fuoco sulla terra. Come vorrei, dice Gesù Cristo, che fosse già acceso. Ma questo non l'ha detto ieri, l'ha detto 2000 anni fa. Sta ardendo nel mondo il fuoco di Gesù Cristo, il fuoco dello Spirito Santo. O stiamo lì proprio a fare che cosa? Sì, qui là c'è un focherello. Quando c'è un focherello, tutti a spegnerlo. Alcuni sono bravi, sono i pompieri dello Spirito Santo. Ha preso una cosa buona, subito a spegnerla. Sono venuto a portare il fuoco sulla terra, come vorrei che fosse già acceso. Ma perché la Chiesa ha avuto tanto successo nei primi 3 secoli? Erano periodi più difficili. Oggi veramente nessuno soffre qui in Italia quello che quel povero pescatore di Pietro e quell'altro poveraccio di Paolo hanno sofferto per annunciare il Vangelo. Ma se San Paolo ogni città che andava c'era un gruppo di persone che si colonizzavano per ucciderlo. Non si sa quante volte ha rischiato di essere ammazzato. A noi chi ci tocca se annunciamo il Vangelo? Chi è in Italia che deve partire per far questo? Non siamo in un periodo di persecuzioni accese contro il cristianesimo. Allora, quando c'erano, gli apostoli hanno dato la vita per il Signore. Pietro e Paolo, tutti e due martiri a Roma, hanno bagnato con il loro sangue l'Italia per farla cristiana. E li sono riusciti. E hanno trascinato di loro migliaia e migliaia di persone che hanno dato la vita per Gesù Cristo. Oggi non si muove più nessuno. Oggi ci terrorizza la cosa dell'Europa, la dichiarazione che il crocifisso va tolto dalle scuole, dai luoghi pubblici. Tutti paura che se qualcuno si oppone, dopo che dicono gli altri? Che dicono gli altri? Si vergognano di aver fatto questa cosa, che Cristo esiste veramente. Parità delle religioni, quale parità? Qual è una religione del mondo pari al cristianesimo? Che predica l'amore e non il mitra Kalashnikov per servire Dio.
Allora qua bisogna svegliarsi per il Signore, ardere per Cristo, ardere, bruciare d'amore per Cristo, d'amore per gli altri, cominciare a mettere in pratica la parola di Dio, a viverla anche nelle cose dove si rischia. Ma se io faccio quello che Dio mi dice, poi nel rischio che me ne consegue per fare quello che Dio mi dice, Dio non mi protegge più, mi abbandona il mio destino, contento, t'ho fregato perché ho fatto, mi hai creduto e adesso patisci le conseguenze di quello che hai avuto per aver creduto in me. Questo ci dice Dio. Non fa così. Se ci mettiamo sulla sua strada, ci proteggerà per portare a termine l'opera cominciata con noi. Allora potremo cominciare a sperimentare quello che disse Dio a Teresa di San Paolo, che quella potenza straordinariamente grande che Dio usò per risuscitare Gesù Cristo dai morti, oggi agisce in noi che crediamo. Allora San Paolo, che di questo ne era cosciente, ha fatto chissà che cosa per evangelizzare Gesù Cristo. Ha percorso il mondo di allora a piedi, con le barchette a vela, che 50 ne partivano, 10 ne arrivavano e si affondavano nel mare perché erano fragili, e gli mosticavano i serpenti velenosi, lui li prende, li butta nel fuoco e il veleno non gli fa niente. E San Paolo che guarisce i malati, risuscita i morti, esorcizza i posseduti, tutto per il Signore. Ma allora, forza, dobbiamo svegliarti del Signore. Allora, adesso, basta di chiacchiere, adesso andiamo proprio faccia a faccia con il Signore. Adesso non mettiamo l'Eucaristia qua, l'Eucaristia più tardi, la mettiamo per la preghiera dei malati. Adesso ci mettiamo a contatto con lo Spirito Santo, dicendogli vieni in noi. Chiederemo al Signore tutti quanti insieme che ripeta la Pentecoste. Noi lo chiederemo. Poi Dio farà la sua parte. Noi ci mettiamo in questa atteggiamento di chiedere umilmente, vieni in noi, apri il tuo cielo e scendi Spirito Santo, vieni in noi, trasformaci, fai Pentecoste. Pensate che il Dio poi non la farà questa. E poi spetterà a noi, ciascuno di noi, e della Pentecoste per tutta la Chiesa. Non è per qualche eletto sì, per qualche altro no. I carismi sono per chi sa il Signore, il carisma delle lingue, per le lingue è per tutti. San Paolo, che riportato da oggi sarebbe un vescovo itinerante, un cardinale collaboratore di Pietro per il governo della Chiesa intera, diceva ai Corinti: io parlo in lingue più di tutti voi, che vi mandate di avere un grande dono di parlare in lingue. Io parlo in lingue più di tutti voi. È lui, quale oggi, quale vescovo e quale cardinale prega e parla in lingue? E parla in lingue, non è che uno deve avere, va in trance e lo Spirito Santo parla in maniera automatica attraverso... No, tu resti coscientissimo, più cosciente di quando stai normale. Cominci quando vuoi, smetti quando vuoi. Ma questo dono ti permette di pregare, di parlare con Dio in una maniera profonda, viva, di esprimere delle cose che con le parole di questo mondo non ce la fai a farlo, perché sono tutte quante limitate. Così si fa un petto di più, una preghiera più profonda e più di cuore. Allora, alziamoci in piedi. Tutti.